Con questo video tutorial vediamo come migrare un sito da un hosting a un altro. Ammettiamo di avere costruito il nostro sito della scuola in un luogo e vogliamo trasferirlo in quello ufficiale dopo che abbiamo configurato tutto, fatto tutte le nostre prove in sito e tutti i nostri contenuti. Bene, la prima cosa che noi dobbiamo fare è quella di entrare nell'amministrazione, diciamo, del sito su vecchio hosting e andare a installare un plugin che ci consenta di esportare il database. Ce ne sono tanti. Io in questo momento mi trovo bene con questo portable spazio php myadmin. Lo cerchiamo, eccolo qua, e lo installiamo. Siamo davvero sicuri? Sì. Nel momento in cui viene installato e successivamente viene attivato, ecco, installato l'abbiamo fatto, adesso lo attiviamo. Ecco che si trova, no, proprio nel nostro pannello di amministrazione la voce Portable PMA. Clicchiamo su questo e vediamo che ci troviamo di fronte a una schermata di amministrazione del database dove troviamo tutte le nostre tabelle. Ovviamente è una cosa un po' delicata, per cui il mio consiglio, una volta l'avete utilizzato, non solo disattivarlo ma anche disinstallarlo, perché se no magari un'operazione incauta sul database vi rischia poi di far perdere tutto il contenuto. È altresì importante operare delle copie di backup periodiche e quindi riattivarlo e riutilizzarlo secondo l'uso vi consente di avere diciamo, delle copie del nostro database sempre a disposizione, indipendentemente dal servizio di backup che vi offre l'hosting stesso. Ci sono anche altri plugin che ad esempio vi consentono di programmare dei backup periodici e sono probabilmente ancora più performanti di questo. Bene, fatto questo, detto questo, scusate, andiamo a esportare il database cliccando in corrispondenza di export. Vedete che sono selezionate in automatico tutte le tabelle di WordPress, si riconoscono dal fatto che iniziano con WP underscore e andiamo a cliccare su Salva come file. A questo punto viene generato in locale, cioè nel vostro computer, un file SQL che contiene tutto il necessario poi per ripristinare anche il database stesso, previa alcune operazioni che faremo quanto prima. Bene, fatto questo, noi possiamo tranquillamente ritornare, io direi, nei plugin installati e andarci a disattivare il plugin. E se vogliamo ancora essere più sicuri, evitare che dei curiosi, magari inesperti, entrino come amministratori a cui magari abbiamo dato la password, possiamo anche addirittura andarlo a cancellare e poi lo andiamo a riprendere in un secondo momento. Benissimo, usciamo con logout. Adesso dobbiamo fare una seconda operazione, che è l'operazione di trasferimento via FTP di alcune cartelle importanti dalla vecchia alla nuova posizione, cioè dal vecchio hosting al nuovo hosting. Per fare questo usiamo FileZilla, che è diciamo, un software che ci consente di, diciamo, amministrare il trasferimento dei file, gestire il trasferimento dei file. Andiamo sul sito precedente, andiamo a cercarci il sito, si chiamava Corso VP, e magari dipende anche voi, no? Qual è la vostra cartella che vi è stata assegnata, o magari se uno sta lavorando su un sito per i fatti propri, magari anche la cartella principale. Bene, e andiamo a trasferire un pochettino di cose. Dove andiamo a trasferirle questo? Andiamo a trasferirle in uno spazio che magari creiamo appositamente nel nostro desktop, che potrebbe essere il nostro sito nuovo. Ok, cosa andiamo a trasferirci del nostro vecchio sito? Ci andiamo a trasferire. Dunque, innanzitutto ci creiamo la cartella, giusto per orientarci meglio, WP Content. Come ho fatto a crearla? Sono andato qui sull'area di sinistra, che è l'area di gestione del vostro sito in locale, tasto destro del mouse crea cartella. Doppio clic, così siamo dentro la cartella WP Content. Che cosa ci andiamo a trasferire? Ci trasferiamo la cartella Gallery, poi
poi ci andiamo a trasferire la cartella, gallery è la cartella che si genera nel caso voi abbiate installato il plugin Next Gen Gallery che serve appunto per gestire fotografie e immagini. Ci andiamo a trasferire la cartella Apple Loads che è importante perché contiene tutti i nostri allegati e poi, ma non lo facciamo perché è un lavoro che ho già fatto precedentemente, la cartella Plugins. E andiamo a trasferire completamente, che poi dopo andremo a ritrasferire sul sito nuovo. Non lo faccio adesso solo per un motivo di tempi, perché il trasferimento di una cartella plugins è, diciamo, abbastanza lunga e quindi occorrerebbe troppo tempo e andremmo oltre i minuti che abbiamo a disposizione. Poi ci andiamo anche a creare qui, sempre in locale, la cartella dei temi, si chiama proprio così in WordPress. E andiamo a cercarci il tema che noi stiamo utilizzando. Naturalmente apriamo in locale la cartella temi, ci trasferiamo la cartella col tema del nostro sito. Non trasferiamo questa in un'altra che magari troviamo in giro nel web, perché questa è la nostra cartella che magari, il nostro tema che magari abbiamo già personalizzato, magari come grafica, per cui siamo sicuri di avere esattamente la cartella del sito che era ospitato nell'hosting precedente. Bene, abbiamo fatto questo e adesso andiamo a chiudere la connessione col vecchio hosting e apriamo la connessione col nuovo. In questo caso io utilizzo un mio spazio personale dove ho fatto già l'installazione di WordPress all'interno della cartella sito nuovo. Vedete, è già un sito che contiene già l'installazione di WordPress, c'è una cartella che contiene già l'installazione di WordPress. E qua noi gli andiamo a mettere nella cartella WP Content, andiamo a trasferire la gallery di prima, così vedete che viene inserita nel suo luogo giusto, la cartella Uploads, e poi qua dovremo avere la cartella Plugins dove andiamo a pescare i plugins da aggiungere alla cartella che era presente prima. Vedete, io l'ho già messi tutti. Proprio per abbreviare i tempi, si tratta appunto di averla qua, di trasferire cartella per cartella. Non dimenticate anche i file singoli, ad esempio nel nostro tema questo Archives 4 Category che è importante per la gestione poi degli archivi mensili inseriti nella cartella plugins. Poi si tratta di andare anche a mettere il nostro tema. Clicchiamo su temi in remoto, qui remoto qua sulla destra, vedete che manca il tema PAS 2011, lo andiamo a prendere e lo trasferiamo da locale a remoto. Quindi sostanzialmente abbiamo la cartella plugins con tutti i plugin presi dal vecchio sito messi nel nuovo, la cartella uploads, la cartella gallery e il tema che stiamo utilizzando. Quindi vedete un passaggio proprio attraverso FTP di file. Ne abbiamo messi tutti. Benissimo. Siamo quasi pronti. Dobbiamo fare ancora una cosa però molto importante, forse la più delicata, che è quella di andare a sistemarci quel file SQL dandogli delle informazioni importanti, che sono le informazioni relative al nuovo database. Andiamo in Apri, no? Col block notice. Vi ricordate che era finito in download? Non lo troviamo qua perché questo non è un file di testo, è un file SQL, quindi clicchiamo qua su tutti i file. Ecco qua l'ultimo, che era proprio questo qua, che abbiamo testé creato attraverso l'esportazione dal vecchio sito. Dobbiamo fare qualche piccola operazione. Prima operazione, cambiare il database. Database nuovo che noi abbiamo avuto dal nostro gestore del nuovo hosting, che qua io mi sono annotato, non qua perché è vuoto, lo sono messo qui, si chiama questa stringa di caratteri e quindi vado, vedete, database a sovrascrivere quello vecchio del mio vecchio hosting e questo è quello nuovo. Benissimo, questa è la prima operazione fatta e poi c'è l'altra operazione, dobbiamo cambiare tutti i link. Ora, era sul mio vecchio sito, in questo caso era su Anitel,
Quindi vado a farmi un bel trova per capire un po' cosa devo scrivere, u.anitel, vediamo che cosa succede. Cerchiamo di scriverlo giusto. Trova successivo, vedete che li vediamo qua, http://wanitel.net, corso VP, eccetera. Però ne troviamo un po' messi così, come sito Anitel, come www, ma un po' li troviamo anche inserite in altro modo. Vediamo un po' dove li troviamo, forse più in basso. Ecco, vedete tutti Anitel corso VP o altro. Comunque, quello che io vi consiglio è quello di fare una sostituzione di questo tipo. Andiamo a vedere. Formato, modificano, sostituisci www.anitel.net con allardizzone.info. Prima sostituzione, sostituisci tutto. Perfetto. Poi andiamo a sostituirci anche la cartella. Perché in realtà sia il sito vecchio che il sito nuovo non sono nella cartella principale, ma in una sottocartella. E allora ci andiamo a sostituire anche cartella corso VP con cartella sito nuovo. Ecco, nel caso invece voi foste state nella cartella Giuseppe, poniamo. Invece lo andate a inserire non nella sottocartella ma nella root, in questo caso la sostituzione rimane con vuota, sostituisci tutto e lasciate bianco. Ecco, abbiamo sostituito, abbiamo fatto tutti i cambiamenti necessari. Perfetto. Detto questo, andiamo a salvare i file. Salva con nome, qua possiamo chiamarlo, non so, sito nuovo, chiamate un nome qualsiasi che è del tutto a vostra scelta, non è che debba essere necessariamente nel database perché è un nome dei file, l'importante è che non è documenti di testo ma tutti i file. Lo salviamo ancora in download, ricordiamoci, così lo troviamo lì. Perfetto. Adesso cosa dobbiamo fare? L'ultimissima cosa, che è quella di andare nel nostro nuovo sito, andiamo nella gestione del database, no? Noi dobbiamo avere tutte queste informazioni. Una volta che noi abbiamo fatto un contratto con il servizio di hosting, ci hanno detto il nome del database, la password e tutto il resto, e dobbiamo andare a connetterci con il servizio di gestione del database del nuovo database con la sua password. Spesso, ad esempio, se uno è con Ergonet o con Aruba, viene dato nel momento in cui viene sottoscritto il contratto, che sono poi lo stesso nome e la stessa password che abbiamo messo quando abbiamo installato WordPress. Bene, e qui facciamo un'operazione un po' strana, ma prima di fare questa operazione voglio farvi vedere che cosa vedevamo del sito nuovo, che era ardizzone, punto info slash sito nuovo. Ecco, prima di fare cambiamento del database, il nostro sito c'è ed è una normale installazione WordPress vuota con diciamo la vista stile blog. Adesso facciamo l'operazione di cambiamento del database, cioè delle tabelle. Andiamo a sostituire le tabelle che ci ha creato l'installazione di WordPress con le tabelle che noi abbiamo importato dal vecchio sito, in modo da avere tutti i contenuti, però tutti i contenuti che si vengono a sposare perfettamente col nuovo percorso del nuovo sito, proprio perché abbiamo fatto quel check e sostituisci prima col block notice. Qui andiamo a cercare sul nostro database, vedete, no, sono 11 tabelle se non sbaglio. Facciamo un'operazione che uno dice ci vuole un po' di coraggio, ma no, tanto sappiamo che poi possiamo sempre ripristinare il tutto. Selezioniamo tutte le nostre tabelle, quelle in pratica dell'installazione automatica o manuale di WordPress nel nuovo spazio e le eliminiamo fino a che non ci sia proprio un bel nulla. Il nostro sito in questo momento, aspettiamo che finisca l'operazione, scusate, forse non le ho eliminate, seleziona tutto, elimina,
sì, devo dirgli sì, ecco, e vuoto, forse avevo sbagliato a cliccare, avevo cliccato svuota. Vedete, non c'è nulla, nessuna tabella, ma adesso le mettiamo. Importa. Cosa facciamo? Ci importiamo le SQL che abbiamo prima creato. Le abbiamo trovate in alto, no? Come ultimo file del download, e clicchiamo su esegui. Ci vuole un po' di tempo, è sempre un momento così, un pochettino di tensione, ma insomma, funzionerà, non funzionerà. Il tempo di importazione delle tabelle passa inesorabile. È qua che vedete, importazione eseguita con successo, 45 query eseguite. Ma questo non vuol dire che il mio sito adesso sia a posto. Andiamo a vedere qua. Ecco che siamo tornati sul sito, io clicco su aggiorna. Vediamo cosa capita. Vediamo se è vero. Eccolo, vedete, magicamente il sito nuovo. Cioè il sito vecchio che è comparso, perfettamente funzionante, nella nuova veste. Quindi con questi passaggi abbiamo trasferito proprio tutto. Naturalmente se io voglio collegarmi, nel caso che sia fatta un'installazione manuale, devo andare con i vecchi parametri di installazione del vecchio sito. Perché? Perché sono quelle informazioni che sono state salvate nelle tabelle del database, quindi io dovrò andare ancora magari in utenti, tutti gli utenti, e dire guardate che qua l'amministrazione, qui ne avevo messi due, qui ero già io, ma nel caso trovate un nome diverso, un'email diversa, magari trovate l'email dell'associazione dove avete fatto il corso, andate a sostituirlo attraverso una modifica. Poi naturalmente se ci fosse qualche piccolo problema lo vedete, lo risolvete diciamo strada facendo. Io l'unico che a volte ho visto essere capitato era un po' sui permalink, quindi dove voi avete impostazioni qua permalink, e c'era un giochetto che era quello di toglierla e rimetterla. Tutto qua. Ricordate che l'impostazione del permalink giusta è quella che ha soltanto slash, nel nostro caso ovviamente slash percentuale posta nei percentuale slash, salve le modifiche, poi tutto è tornato a funzionare anche laddove c'era qualche piccolo problema. Questo è tutto.